Buongiorno Antonio, come stai? Tutto bene, grazie. Siamo qua da Maras, che è una delle sfilate più belle della settimana della moda, credo. E cosa hai fatto? Sono molto curiosa. Allora, diciamo che con lui l'ispirazione non manca, perché ti lascia molto spazio, ti racconta la sua storia, ti racconta la sua idea, sempre molto geniale. Questa cosa che praticamente attraverso un po' da tutto, da Italo Calvino, tutto un po' un giro intorno al mondo con le palme, con tutte le varie storie che ci sono intorno. Quindi abbiamo deciso in questo caso di fare un qualcosa, di riprodurre certi movimenti che c'erano sui vestiti. Infatti andiamo, come potete ben vedere, dalle perle, dall'altra parte invece ci sono dei piccoli, si chiamano tipo spaghetti tagliati, che sono dei glitter, e poi dall'altra parte invece, nella parte in alto, ci sono tutti dei fiori che sono dei veri e propri ricami fatti proprio sulle unghie. E saranno applicati sull'anulare o sull'indice della mano destra, in modo tale che comunque sono anche ben visibili anche con la borsa e con i tre colori. I tre colori sono i tre colori principali della collezione e li abbiamo messi un po' a random. Ci sono anche i piedi, che non saranno un matching color, cioè saranno un colore opposto, cioè una mano sul color nuda potrà avere i piedi sia sul verde che sul bordeaux. E queste unghie così, con queste decorazioni, le troviamo in vendita da qualche parte? In vendita sarà un po' difficile, le facciamo al momento, anche perché tra le altre cose sono molto resistenti, perché comunque si utilizza dell'acrilico per tenerle ben stabilizzate sulle unghie. Allora è stata una notte lunga. Una notte molto lunga. Grazie Antonio, grazie buon lavoro. Grazie mille, grazie.